Palazzo Branciforte è un luogo unico dove si fondono storia e archeologia, arte contemporanea e moderna, libri e tradizione culinaria italiana. Riaperto al pubblico nel maggio del 2012, Palazzo Branciforte è stato restituito alla città grazie alla Fondazione Sicilia, che ne ha affidato il restauro all'architetto e designer di fama mondiale Guy Aulenti. Siamo in compagnia di Cinzia Gentile, che ci farà conoscere meglio questo straordinario palazzo. Cinzia, qui ci troviamo al piano terra, sì, giusto? Assolutamente, questa è la sala della cavallerizza, quindi la parte dell'edificio che ospitava le scuderie, ed è senz'altro tra le sale che maggiormente hanno risentito di questo interessantissimo, straordinario, possiamo dire, intervento di restauro da parte dell'architetto Aulenti, proprio per motivi strutturali. Qui infatti notiamo che accanto alle colonne, che dovevano essere quelle originarie, abbiamo altre colonne in acciaio. Sì, ovviamente per recuperare sia la vista completa delle colonne seicentesche che la dimensione di erosità spaziale che questa sala originariamente aveva e che era andata perduta per le diverse superfetazioni che avevano interessato l'edificio proprio per questa sua storia che poi insomma vi racconterò, è stato necessario eliminare i muri che tompagnavano le colonne e inserire come supporto imprescindibile queste colonne d'acciaio che vedete. Cinzia, ci spieghi cosa offre il palazzo e come si struttura la visita? La visita a Palazzo Branciforte è particolarmente interessante perché muove tra contenuti e contenitore. Contenuti perché ospita le collezioni della Fondazione Sicilia e contenitore perché il prestigioso edificio che le ospita ha una storia molto particolare che nel tempo l'ha trasformato sia in senso architettonico, strutturale, ma anche in senso funzionale, quindi si può muovere su queste due prospettive. Qui cosa troviamo? All'interno di questa sala è esposta la collezione archeologica della Fondazione, una collezione che per ricca. Molto ricca, e per la prima volta rispetto alla precedente esposizione a Villa Zito, che è un po' la sede storica della Fondazione, si è scelto di esporre nella sua totalità, quindi sono esposti quasi 5.000 pezzi che fanno parte di questa collezione, e si è scelto di esporla attraverso due possibili percorsi, uno, come insomma si evince chiaramente, attraverso questa vetrina parietale che muove sui tre lati della sala e il cui ordine cronologico d'esposizione è antiorario, quindi dalla fase pre-protostorica all'ultima vetrina di età romana, e poi anche una selezione di oggetti esposti attraverso queste vetrine centrali che hanno dei raggruppamenti tematici e quindi permettono di poter raccontare una storia, cioè come questo variegato patrimonio della grecità, dal periodo arcaico a quello corinzio, a quello propriamente attico, con figure nere, con figure rosse, come questo patrimonio straordinario arrivi in Magna Grecia e sia vissuto, metabolizzato e poi riproposto attraverso un linguaggio che è il linguaggio indigeno del territorio. Cinzia, questo invece è uno strumento didattico, sì. Ci spieghi come funziona? Assolutamente, è proprio l'apparato didattico di cui si dota la collezione archeologica, che permette di poter non solo approfondire ma anche contestualizzare i pezzi che compongono la collezione, con una serie di voci tematiche e anche con la possibilità nella voce nelle vetrine di poter richiamare i singoli pezzi. In alcuni reperti c'è anche la possibilità di essere toccati. Questo permette non solo un approccio più ravvicinato al reperto stesso, ma anche la possibilità di vedere aspetti di dettaglio che normalmente non sono fruibili attraverso la collocazione in vetrina. Ci racconti in breve la storia di questo palazzo?
L'edificio nasce come prestigiosa dimora nobiliare sullo scorcio del XVI secolo. Il primo corpo di fabbrica a essere realizzato è questo più meridionale, realizzato secondo una tipologia costruttiva che nel tardo Cinquecento è ancora quella catalana, quindi con uno spazio interno di corte intorno al quale l'intero edificio ruota, con una scalinata d'accesso monumentale che conduce alle due elevazioni che il palazzo continua a mantenere in quel corpo e con i loggiati che aprivano sempre su questo spazio di corte centrale. Oggi questi sono ambienti interessati dal ristorante Branciforte, dalle cucine del Gambero Rosso, proprio perché nell'idea della fondazione c'era di creare a Palazzo una serie di realtà anche più trasversali, quindi culturali a più ampio spettro, per farne punto di aggregazione per il pubblico che non è necessariamente il pubblico dei musei. Siamo saliti al piano superiore e qui ci troviamo all'interno della straordinaria biblioteca. Cosa ci dici a proposito? Sì, la collezione bibliografica della Fondazione Sicilia è davvero interessante. Sono circa 50.000 volumi afferenti a tematiche tra le più diverse, da quelle che riguardano le collezioni a quelle prettamente economiche, essendo questa una fondazione bancaria, e ovviamente questo è uno spazio che ha una sua vita autonoma, quindi una fruizione pubblica indipendente dalla visita degli spazi museali. Qua vedo anche un meraviglioso affresco. Sì, assolutamente, è un affresco su pannelli realizzato da Ignazio Moncada, che fu proprio tra i pionieri di questa Pont Art. In questo piano c'è anche la collezione numismatica, o sbaglio? Sì, assolutamente, la collezione numismatica, la collezione filatelica, una collezione di bronzi, quindi davvero collezioni molto varie e molto prestigiose. Eccoci arrivati al Monte di Santa Rosalia. Cos'era questo spazio? Il palazzo visse una straordinaria trasformazione. Dopo essere stata residenza nobiliare di grande pregio, di grande ricchezza, nel 1801, nel dicembre del 1801, viene trasformata, ceduta al Senato cittadino e trasformata in Monte dei Pegni. Una sorta di sede distaccata del Monte dei Pegni storico della città, la Panneria, con la specificità dei non preziosi. La struttura ha una logica progettuale molto razionale. Adopera le altezze, le parti perimetrali, le scaffalature sono tutte numerate proprio perché doveva essere agevole conservare e poi recuperare l'oggetto se fosse mai stato riscattato. C'è un sistema di carrucole con cui si movimentavano i carichi più ingombranti o più pesanti, quindi tutto è estremamente razionale e funzionale alla nuova funzione d'uso che il palazzo si trova a svolgere. Thank you.